perché è ingestibile. E praticamente adesso non voglio raccontarvi il finale, però diciamo che ci sono tutta una serie di cose che ci collegano a questa storia. Ah, e sono brutte persone, macchine, debiti, cioè. No, 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 allora tutti quelli che hanno cambiato qualcosa nel mondo, anche in piccolo, hanno vissuto una vita d'inferno, una vita di merda, sono stati trattati come degli appestati, ma la cosa bella che viene fuori da questo film è che nonostante tutto non mollano e quindi riescono nel loro intento. Alla fine la Ferrari fa, viene inculata dalla Ford. Hai detto il film, la fine. Esatto. No, vabbè, insomma, lo sanno tutti. La storia è da leggere su Wikipedia, non è, è una storia vera, quindi non è che. Quando hai detto la Ferrari vince tutto, ho capito che era un film d'epoca comunque. Perché no, è un po' no, che non succede, diciamo. No, no, no. Beh, saranno quei 10 anni che. Diciamo che ci sono comunque delle regole per avere successo, certo, nella vita. Quando tu credi fortemente in qualcosa, devi perseverare. La prendi nel culo, esatto, fino alla meta. La prenderai nel culo tante volte, fidati, tantissime volte. Ma se tu credi in qualcosa e hai un obiettivo e perseveri verso quella strada, ti investono. No, vinci, ce la fai, ce la puoi fare. Sarai sempre circondato da persone che ti faranno lo sgambetto e cercheranno di mettertela nel culo, perché le persone che hanno talento e capacità fanno paura. Se tu credi di avere un'idea forte, vai avanti per la tua strada e la porterai a termine. Bravo, noi siamo un esempio. È vero, noi siamo un esempio. Ci odiano tutti, tutti ci odiano, ma noi fino a quando siamo riusciti a portare avanti la nostra idea, mandando a fanculo tutti quelli che avevamo intorno, siamo arrivati a un obiettivo. Adesso ne avremo un altro davanti, magari. La pensione, si chiama la pensione. Sì. Comunque c'è una cosa, mentre tu stai percorrendo questa strada, purtroppo incapperai nella famosa legge di Murphy, ovvero quando qualcosa può andare storto, vai sereno che lo farà, vai. Non essere troppo sicuro delle tue affermazioni.